Uno dei grandi temi di Lorenzo Lotto è l'annunciazione, annunciazioni che rappresentano tutti i diversi stadi del momento in cui l'angelo arriva dalla Madonna. Qui abbiamo significativamente un angelo che plana, vediamo la sua ombra che lo stacca da terra, quindi ci dà profondità, ci dà volumetria al tutto, e poi la Madonna che appare spaventata, il momento del conturbazzo, quel momento in cui l'angelo è appena giunto in scena e la Madonna si apre in un atto di sorpresa dal suo leggio. Dopo la sorpresa, l'accettazione, la serena, la spaventata accettazione di quanto accaduto in un dipinto che rappresenta una delle icone della nostra memoria, cioè l'Annunciazione di Recanati, l'Annunciazione col gatto. Qui vediamo la Madonna ritratta nell'intima sua dimora, una dimora domestica, la cuffia da notte, l'asciugamano appesi e poi la bugia, gli strumenti di scrittura, un Dio Padre che si tuffa all'interno della scena e un angelo che è ormai planato pesantemente, la sua ombra, un'ombra concreta, un'ombra reale, e il gatto di sobbalzo si spaventa. E poi la Madonna. La Madonna, potete guardare centinaia di annunciazioni di questo secolo, non ne troverete mai una in cui la Vergine si rivolga a voi. Si rivolge a voi per portarvi all'interno del dipinto, per rendere il fedele protagonista della scena sacra. Questa è una delle grandi chiavi di lettura dell'arte di Lorenzo Lotto, l'empatia con colui che guarda. La pittura di Lotto è una pittura basata su una semplice accettazione di una religiosità popolare, di una religiosità vicina e prossima al mondo contemporaneo, lui che ha come filo trait d'union della sua carriera il rapporto con l'ordine domenicano. Qui ci dà l'immagine di una giovane fanciulla, di una fanciulla che potremmo incontrare nelle Marche, in qualsiasi angolo di strada, che apre le mani con questi occhi che spaurano, ci guarda, domandandoci forse il motivo di tanta grazia proprio a lei, in uno spazio che, come vedete, è proprio lo spazio della quotidianità, lo spazio che chiunque poteva riconoscere come la propria abitazione al tempo.